C'è un personaggio in sala che, guardate, è un siciliano, ma poi è andato a Roma, è stato un po' io. A Roma, sapete, la città interna è una città strana. Comunque là si pensa a fare il coordinatore per le aziende florovivaistiche. Boh. Poi, quando l'hanno mandato in pensione, non contento di aver fatto danni fino a quel punto, perché poi questo me lo ritrovavo nel corpo Jake e compagnia bella, gli venne l'idea di creare un organismo orizzontale, verticale, inclinato, che si chiama Promoverde, in cui far coinvolgere le diverse istituzioni, dall'università all'operatore ecologico, in modo che ognuno avesse la parola, sapete. L'avevo già sentita questa cosa sul palio del marxismo, infatti lui portava la camicia rossa. Adesso il colore è un po' cambiato. Giovanni, vieni qui. Però ritorniamo all'associazionismo. Giovanni Rivolti era una persona dal cuore d'oro che ha viaggiato in treno lungo e largo in Italia, dopo dappertutto, e che veramente si dava da fare. Io lo prendo volutamente sempre un po' in giro perché abbiamo una grandissima stima e un grandissimo affetto anche per me, perché è una delle poche persone che in tutta la sua carriera lui è riuscito a scivolare attraverso i fatti, a rimanere se stesso, amico di tutti, e molto onesto e molto coerente. Quindi grazie a te. Grazie ovviamente all'amico Arturo che mi unisce ormai tanti anni, è difficile dirli perché poi ci fa rilevare un po' della nostra anzianità. Ma venendo al tema che poneva Arturo per quanto mi riguarda della Promoverde, sì, è vero, in molti casi viene definita o viene interpretata un'arma felice, diciamo, ma che cos'è? In realtà è vero, è una struttura generale dove confluiscono ovviamente tutte le figure possibili e immaginabili per poter svolgere la struttura del verde. Perché quello che ci manca in Italia è questa cultura del verde, diciamo, è alla base di questo che manca. Perché non si realizzano abbastanza vendite in Italia, i consumi sono ridotti rispetto ad altri paesi europei? Perché manca la cultura del verde. Se voi viaggiate, come mi capita, e andate su una sulla metropolitana di Mosca, a una certa ora vi accorgereste che anche la più povera casalinga che torna a casa torna con un mazzolino di fiori, anche un mazzolino non di qualità. Da noi questo non succede. Non succede né a Mazzara, non succede a Roma, non succede a Milano. Perché? Perché manca questa cultura. Noi dobbiamo fare in modo che un'aggregazione più grande possibile possa ovviamente occuparsi di questa cultura del tempo. Perché altrimenti non apprezzeranno mai questa grande materia prima che sono i fiori che noi abbiamo nella natura e anche nell'arte dell'uomo che la costruisce, evidentemente non la apprezzeranno mai. Eppure la Sicilia, permettetemi di dire, perché vengo da questa terra, io sono in provincia di Catania, ma voglio rappresentare la Sicilia, perché la Sicilia con grande orgoglio ha imprenditori come quelli che abbiamo qui, da Trapani, a Martinico, a tanti altri, alle cooperative che abbiamo testé sentito come contadine e come tante altre. Queste sono grandi realtà di orgoglio di imprenditoria che abbiamo in questo paese, ma le abbiamo anche a Milano, le abbiamo a Messina, le abbiamo a Catania, le abbiamo anche nella parte di Vittoria, abbiamo delle realtà che fanno della produzione siciliana un orgoglio complessivo che può competere con questa, a livello anche italiano. E permettetemi per l'ultimo in chiudo, perché la Promoverde vuole non immischiarsi nelle cose che già fanno gli altri, non
qualcosa in più per il loro paese. Sappiamo che oggi l'ambiente è molto importante per il futuro del mondo stesso, e questo ambiente non può essere trattato solo dall'edilizia, dalla tecnologia, dall'industria. L'ambiente è il verde, e il verde noi lo vogliamo far portare avanti come un elemento principale di trasformazione del mondo. E il verde ovviamente è legato ad altri fattori, e certo può contribuire a questa trasformazione del mondo. I giovani hanno un grande compito. Se questi temi loro li sanno cavalcare, avranno sicuramente il successo dovuto. A noi, ovviamente, vecchi, spetta di mettere al posto, diciamo, a vostra disposizione gli strumenti e ovviamente l'esperienza che abbiamo. Grazie.